Ciao turista, lo sai che circa 3 millenni fa iniziò la storia su Napoli, da me considerata l'ottava meraviglia del mondo. Inizialmente fu chiamata Partenope, prese il nome della sirena Partenope che potete ammirare in tutta la sua bellezza a Piazza San Nazaro. Dopo il nome Partenope fu chiamata Neapolis. Napoli fu fondata dai Cumani e Cuma oggi è un sito archeologico della città di Napoli, localizzato nell'area vulcanica dei Campi Flegrei. Nell'antichità ospitava il Tempio di Giove. Fra tutte le colonne della Magna Grecia, Cuma, posta sul litorale campano di fronte all'isola d'Ischia, era una delle più belle e lontane colonie della madrepatria. Ma tu turista, a parte per la storia di Napoli, caratterizzata anche dal passaggio di grandi uomini, partendo dall'antichità come Virgilio fino ai giorni nostri come per esempio Lucio Dalla, perché dovresti venire a Napoli? Oltre ovviamente ad assaggiare la pizza, i dolci, ad ascoltare la musica e a ascoltare le sue mille poesie? Oggi sono qui per darti alcune idee, alcuni spunti per poter venire a Napoli, per esempio per poter fare una bellissima passeggiata a Mergellina o per esempio per poter visitare il Parco Nazionale del Vesuvio, che non devi avere paura perché tanto ci vuole tempo per un'eruzione del Vesuvio, il Castello dell'Ovo e per poter scoprire la leggenda che riguarda anche Virgilio, piazza del Plebiscito, caratterizzata da questo immenso colonnato e dal Palazzo Reale di Napoli, il maestoso Maschio Angioino, le altre innumerevoli piazze, come per esempio Piazza Dante, che è dedicata al poeta italiano Dante Alighieri, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che ospita opere e collezioni magnifiche, come per esempio la collezione Farnese e il fantastico e maestoso Toro Farnese, il Parco e Museo di Capodimonte, con la sua collezione di ceramiche di Capodimonte e piccoli all'interno del parco dove poter osservare la città di Napoli, i vari quartieri di Napoli, come per esempio Posillipo o anche i quartieri spagnoli, il parco virgiliano dove poter rilassarsi davanti ad un meraviglioso tramonto che colora la città di Napoli. Se vuoi scoprire altro sulla città di Napoli e anche altri piccoli angoli del mondo, seguimi sulle varie pagine social e sappi che il prossimo video sarà dedicato alla collezione Farnese.